contatto fisso con la politica, l'onorevole Cettola Qualunque. Aspetta! I'm back! I'm back! Get up off of that thing! Cazzo, cazzo! Questo è il lupo della Sila, quell'autoctono che c'è in me! Liberté, fraternité, criminalité! Viva. Si parlava di legalità, eccomi qua, eccolo cazzo, qua, cazzo! Qua, lo senti il vento di libertà che sta arrivando faccio sì, lo lascia gli ormeggi, cazza sì. La randa, sarà una risacca che vi seppellirà, sì, cazzo, cazzo. Bene. E comunque mente e sempre mente, sì. Proprio perché sono un politico moderno, I have no dreams, molto cazzo, bene. Cazzo. Le signore sono come... Sono Scilla e Caridi. Eccole qua, perfetto, sì, Scilla e Caridi. Piacere. Sono due moderate. Sì, due moderate. Due paladine del liberismo. E infattamente si libereranno nel tuo gamadino, fra non molto, nel tuo camerino. Se vuoi tieni un dibattito, un faccia sì. A faccia, un corpo a corpo, va come bene, vuoi capito, tu. Però la ci sta, Scilla Caridi sì, alla casa, al camerino numero uno. Non è cazzo, neanche il numero chiare, uno. Chiari, va bene, allora... Lo sai perché sono così slang, no, così come, beat? Come mai? Abbiamo aperto ieri la campagna elettorale. Sì. L'abbiamo aperta nel mio locale, al Minchionaire. Non ho capito. Al Minchionere. Lei ha un locale? Ho un locale, Minchionere. Sì, sì, un bel nome, sì. Abbiamo organizzato un happy hour della libertà. Eccolo qua, certo. Una sferzata così di proposte politiche. Tra sì. L'altro è andato molto bene e il bar, tra l'altra mente, sì. Ha lavorato molto. Però è importante quello, il resto poi... Cazzo, sì. Cazzo. Sì. Ci vieni al Minchionere a fare una resta no, serata? Non credo. Comunque, mente, signore, ho l'onore di annunciarvi questa sì. Sera... Che cos'altro? Cazzo. Ecco, vabbè, ma non è il caso. Quest'oggi è... Sì. Il P-Day. Che cos'è? Come che cos'è? Prova a indovinare, comunque così, P-Day. Che così. Esatto. Avevo... No, Peace Day, pace. Vabbè, Peace Day, mi hanno fatto tu bacio mio. P-Day. People Day, della gente, il giorno no, della focherello. Gente. Il Political Day. Sì, vabbè, ma sure, sì, P-Day. Il Peel Day, del prodotto... No, è il Pilu Day. Ah, ho capito. Infattamente... Focherello, sì. Sì. No Pilu, no party, vabbè, comunque mentola. Comunque mente che festa è oggi, ecco Fazio appunto, Fabio? Oggi è l'8 marzo, festa delle donne, la prego, no, parliamo d'altro. Oggi è la festa delle donne. Quindi non ne parli. E io chi sono? Chi sono? Non lo so e non voglio saperlo. Io sono il regalo oh. A tutte le donne. Ma come regalo? Regalatevi Cettola Qualunque e non abbiate paura di riciclarmi, io sono per il riciclaggio, sì, anche nel regalo. Certo. Talattamente il mio numero verde è? Sì. SOS Pilu. Sì, sì. 0880WD sì. Astenersi per di tempo brutte e sotto la quarta del reggiseno va, dovevamo dire. Al numero verde anche. Al numero verde sì, e sì. Comunque mente io sono anche per i diritti della famiglia. Ah, questo, ieri, sì, questo mi sembra. Ieri mi sono strano. Stato con Svetlana in parrocchia. Sì. E abbiamo scoperto che tra Pilu e famiglia non c'è contraddizione. Vabbè, guardi, ciascuno può. Signori miei, io sono per tutelare la famiglia, sì, cazzo, sì, cazzo. Sì, la lei... donna va tutelata. Sì. La donna va protetta. Sì. Tra l'altra mente io ne proteggo una trentina. Sì, vabbè. Va bene. Io sono un protettore. Non capito, non comunque mente, fate entrare i precari, Mimì e Cocò. Talia già. Che è successo? C'è una telefonata e c'è. Ogni volta che ma sempre che mi telefono, ma pronto. Sì. Sì, ciao, ciao, sì, ciao, ciao. Sono con Fazio Fabio. Sono... Sì, già. È Samantha Fox, il mio avvocato. Certo, sì. Dove sei ancora al Minchionaire? Sei? Ma certo, l'ufficio ce l'ha lì. C'ha l'ufficio al Minchionaire. Cos'è successo? Ma veramente! Cosa succede? Ma mi dai sempre belle notizie, mi dai! Che è successo? Chiama l'ufficio stampa, fallo sapere a tutti! Hanno arrestato mia figlia! Ma... È cardiochirurga, ha sbagliato, rene ha sbagliato! Ah, proprio paziente ha sbagliato! Ma scusi... Vai, c'è una distrazione, vai, è troppo entusiasmo! Come... Tu... Così incontra il fratello, si riunisce certo, la famiglia... Carcere, sì. Senti, è in carcere! Ma quanto gli hanno dato? 30 lordi ogni volta! 18! Ma che 18? Accettalo, accettalo! Ma chi accetta? Lo avevi 18 anni! Che hanno... te devo dire, va? 18! Che te devo dire? Vabbè, di le stesse cose, vale sempre le solite dichiarazioni, un processo politico, ecco, cade certo. Sotto le elezioni, ci cicchia, ci cicchia... Comunque, Jeanette...
è innocente, cazzo cazzo. È innocente, tra l'altro la più grande cardiochirurga non laureata di questo paese. E appunto! Ha vinto anche il fegato d'oro, sai, veramente. Il fegato col cuore. Sì, vabbè, quasi muore. Ma che c'entra il fegato con cardiochirurga? Le mani scivolano, faccio fare tutto tanto. Vabbè, si muore, si vive, vabbè, sì, ciao. Sì, stasera vengo, ti faccio la festa, sì, vabbè, ciao. Sì, vabbè, facciamo semifinale Coppa Campione, sì, vabbè. Facciamo mondialito, sì, va bene, ciao. Sì, Fazio Fabio, ci piace un filo, Fazio. Sì, vabbè. Però, eccoci qua, Fazio Fabio, sì. Scusate, sì, scusate. È l'avvocato. Dal milionaire. Comunque mente. Sì. Arriviamo a noi, signore e signore. Arriviamo a noi. Essendo oggi la festa delle donne, ancora, io oggi vorrei dedicare delle mie poesie scritte da me a tutte le donne presenti o quelle nella cameretta che sognano di votarmi. Scusi, tanto, lei scrive poesie? Certamente, infatti. No, perché la poesia, scusami, la poesia, veramente, no, è l'esempio. Sì, avevo Carducci, sì. No, dico, la poesia è l'universalità. Avevo Mangiaceschi, come si chiama, Mangiateschi, avevo, memo Mangiaio, Mangiatischi, avevo, come si chiama? Mayakoschi. Sì, come si chiama? No, vabbè, la poesia, Sì, vabbè, fatti che cazzatore, Fabio, grazie. Comunque, cari amici elettori, è sdraiabilmente e pagabilmente, amiche elettrici. Eccole. È anche evidente, io morfologicamente, nasco poeta, poi entro in politica. Sì. La prima poesia che vi voglio dedicare si intitola Natura. Presentami. Sì, di Cettola qualunque, Natura. È direttore d'orchestra? Non lo vedo, chi è? Cioè... Rocco figlio del gruppo. Eccolo qua, va bene. Non mi... Natura, dedicata a tutte le donne. A volte sogno l'amore e il progresso. Sì. A volte sogno un futuro di sesso. Ecco. Poi apro gli occhi in un solo momento, io vedo un mondo di pilo e cemento. Scusi, la natura che c'entra? La natura? La natura, no, avete sentito la natura. Vabbè, la natura, il cemento ricopre la natura così, così non si vede un fete che c'ha la natura, tutte le puzze, la protegge, tutti gli odori. Diciamo, sì. Trattamente arriviamo alla seconda poesia che parla di parità. Sì. Io infatti sono per la parità, per il confronto, possibilmente orizzontale, ma ci sono sempre. La seconda poesia si intitola Dove? Ecco, Dove, di Cettola qualunque, Cettola qualunque è Dove. Mi ricordo del tuo corpo. Mi ricordo che tu hai amato, mi ricordo anche la cifra, non so dire dove è stato. Ecco qui, qui siamo poeti. Molto. Arriviamo, Fazio Fabio, sì. Arriviamo alla poesia forse più toccante, a chi che babà un po' un cuore. Non si fa male, insomma. Questa si intitola Desiderio Ventoso. Guardi, siamo sicuri di poterla leggere in televisione, sì. La poesia si intitola Desiderio Ventoso. Sì. Se dal cielo volge al bello, se dal mare volge a brutto, se finisse il carosella, le due vengo e tu butto. Vabbè, va, comunque mente, va! Che vergogna! Che vergogna! Ma come risulta evidente! Vergogna! Come risulta evidente, io lavoro e il mio scopo è avvicinare le donne in politica. Come fa? Io ho avuto una tecnica tutta mia per avvicinare le donne in politica. Sì, a volte mi basta uno sguardo. A volte mente la butto sul romanticismo programmatico. Che sarebbe? Le pago. Figurati. Ma veniamo alla polemica di questi giorni. Si è levato un grido d'allarme, signori miei, sui politici condannati che stavano in Parlamento. Io l'ho raccolta. Ho intercettato il vento di libertà che tira nel paese. Cioè anche lei ha escluso i politici condannati dalle sue liste, insomma. Non propriamente, diciamo che li ho raccolti, va. In che senso? Ho girato la nazione praticamente per tutta l'Italia, ho raccolto i condannati e li ho messi nel mio partito. Ma che modo è? Sì, non sono il tipo che si vanta di questo, anche perché sinceramente non è un'idea originalissima, è già stato fatto, va. Sì. Comunque mente, non sono un genio, va. È modesto. Comunque mente. Sono persone carcerate solo per reati politici. Per esempio, Salvatore G è uno stupratore. Ecco, che non è un reato politico, diciamo, lo stupro. No, Salvatore G è uno stupratore, ma è simpatizzante politico. Ma che vuol dire? Ma scusi, allora... Ha fatto puramente lo scrutatore e il giudice che l'ha condannato è omosessuale. Ma cosa c'entra? Poi come fa a saperlo? Io lo so, legge romanzi. Altamente Nino P è un pluriomicida, ma è tesserato. Ciccio G, frode, lesioni aggravate, rapina a mano armata. Ma è stato consigliere comunale per due volte. Ma peggio, praticamente scusi. Un martire. Ma peggio, scusa. Faranno campagna elettorale con il passamontagna per timidezza. Mamma mia, mamma, una peggio della. È l'orrore senza fine. Scusi, posso fare una domanda io, una sola? Sì, vabbè, arriva la domanda. Ma lei nella vita ha mai un dubbio, un momento
di vuoto. Ma l'ho fatto tutto dubbio, io la faccio fare. Un ripensamento, un momento per riuscire a vedere anche gli altri. Sì. Oggi è la festa della donna. Per esempio, il rispetto. Sì, il rispetto. La festa delle pari opportunità, il rispetto per gli altri. Oggi la mimosa. La mimosa? La festa che cosa la mimosa? Eh? Quel fiore giallo coi microcugliuna. La mimosa, un fete pure, la mimosa, va! Avete visto la mimosa per caso? Dov'è la mimosa? C'ho la mimosa qua! Sinceramente entra l'altra mente infattamente! Tu culla la mimosa, no, cazzo, cazzo! No! Che fa? Non lo so, l'ho buttata via, ma tu sei un pazzo. Sì, ma perché? Oggi proprio no, no, no. Proprio follia, ma insomma, ma che cosa? La mimosa. Più forte. Praticamente! Grazie, le musiche sono dei maestri, il libretto è mio. Signore e signori, la Qualunque Ensemble. Do Cool Forever. Ringraziamo Maria Gabriella, Giuseppe, Vincenzo, Luigi, Giuseppe, Sandro, Giovanni, Lorenzo e Giorgio. Grazie. Grazie maestri. Grazie. Buongiorno. E noi ringraziamo Cetto la Qualunque. Comunque. Ci vediamo domani sera. Faccia così. E adesso diamo la linea a Super Quark con Piero Angela questa sera. Vogliamo dire qualcosa a Piero Angela? No, no, grazie, buona serata ancora ai tre. Ciao signori miei, buona serata. Buona domenica. Veramente è sabato. Domani, buona domenica per domani. Ciao. Divertitevi! La Qualunque Ensemble!